Mi trovo al Circolo Mario Mieli di Roma in compagnia di Marilena Grassadonia, responsabile gruppo Scuola Roma di Famiglia Arcobaleno. Come mai questo progetto? Come è nata l'esigenza di un corso per maestri che hanno alunni con genitori gay? Ma il corso nasce da un'esigenza reale e spesso sono le insegnanti a chiederci aiuto. Ci chiedono aiuto perché non hanno gli strumenti per poter affrontare un argomento di questo tipo, quindi un argomento con appunto di una situazione reale di famiglie omogenitoriali. Quindi i nostri figli, quando cominciano ad andare a scuola e cominciano magari anche a parlare, a raccontare ai propri compagnetti, che so, sai, ieri sono stato al cinema con le mie due mamme, non devono assolutamente essere in una situazione di difficoltà col compagnetto che magari gli risponda: non è possibile, stai dicendo una bugia, è impossibile avere due mamme. A chi lo avete proposto questo progetto? Noi abbiamo proposto questo progetto innanzitutto, come prima cosa, all'assessorato alle politiche educative del Comune di Roma. Purtroppo non abbiamo avuto risposte positive e quindi abbiamo cominciato un giro tra i municipi della città. Il corso sarà strutturato in due pomeriggi di 3 ore circa ciascuno, prevede una parte teorica affidata al professor Lingiardi un primo giorno e alla professoressa Chiara Lalli la seconda giornata, in cui si analizzano gli aspetti appunto teorici in relazione alla famiglia omogenitoriale, alle relazioni con i bambini, si analizzano gli studi per esempio fatti negli Stati Uniti, dove ci sono ormai studi ventennali che dicono che i nostri bambini crescono serenamente e senza particolare difficoltà rispetto ai gruppi di bambini con famiglie eterosessuali. E in più, in tutte queste 2 giornate, dopo la parte teorica, è previsto un momento invece esperienziale. Politica, e anche questo l'ho scritto, ha l'onere di fare delle scelte. Vista la scarsità di fondi a disposizione, non sarebbe stato più utile investire altri fondi nel fenomeno dell'integrazione degli immigrati piuttosto che in fenomeni stimabili e che necessitano una risposta immediata? Davvero i suoi bimbi e quelli degli altri genitori omosessuali hanno problemi di integrazione così importanti da necessitare di un corso ad hoc per gli insegnanti? Come risponde alle critiche che stavamo leggendo prima? Siamo fieri di ricevere queste critiche, intanto perché evidentemente abbiamo sollevato un tema. Allora io credo che noi abbiamo solo semplicemente contribuito con un piccolissimo sasso nello stagno, perché questa è una piccola azione positiva, non è la risoluzione del tema. Abbiamo contribuito ad aprire, o se non altro a contribuire al dialogo su questo. È importante che vengano aggiornate su questo le nostre educatrici, le nostre coordinatrici, essere coscienti di quanto oggi è diversificato il concetto di famiglia, di quante tipologie di famiglie in realtà ci sono e di quanto sia indispensabile non far sentire un bambino estraneo, diverso o semplicemente particolare soltanto perché magari non ha la composizione tradizionale di famiglia a cui siamo abituati a far riferimento. Noi di C6 TV non facciamo discriminazioni.